Bentornati ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui a Los Angeles. Siamo qua per spaccare culo agli americani. Ok ragazzi, siamo qua in veste di nazionale italiana per rappresentare il nostro paese ragazzi, qui a Los Angeles. Guardate lì, lì c'è l'arena, l'arena di battaglia dove sfidano gli americani, dove qui a Los Angeles, qui a Venice Beach ci siamo, già ci siamo chiamati, ci siamo chiamati ragazzi. Ci siamo ragazzi. In questo street soccer ci saranno squadre composte da 4 giocatori. La prima squadra che arriva a 2 reti segna. Chi vince regna. Allora ragazzi, è un torneo Italia contro America. Chi vince regna. Ok ragazzi, non è finita, possiamo tornare a giocare tra un po' di partite. Ha detto calcio molto fisico. Sì, sì ragazzi, sono andati addosso pesante. Cioè qua entrano duro. Sì, duro. Occhio. Io la prima azione mi ha ammazzato, però il mio gol secondo me. Ma infatti abbiamo tolto un gol. Perché tolto un gol che era ben oltre la metà campo, ma ce l'hanno tolto. Perché qui vige questa regola che non si può segnare da oltre il metà campo. Riposiamo e poi torniamo in campo. Allora ragazzi, quelli che si sono battuti per la prima volta sono usciti fuori, hanno perso, adesso ci sono degli altri a giocare. Hanno perso dopo 8 vittorie consecutive. Ragazzi, sono tosti, sarà la squadra da battere, infatti quando li rincontreremo dovremo prenderci la nostra rivista. Assolutamente sì ragazzi. Ok ragazzi, siamo qua con dei ragazzi del posto che giocano qui in questo campetto da molti anni, ogni domenica, e fanno questa competizione da un po'. Adesso gli chiediamo qualche domanda sullo specifico, su questo evento, e vediamo un po' cosa ci dicono. Hey, what's up, good? What's good? Okay, nice. What's up, bro? How we started this competition? Started like back then, like 2018 when they first started. It was like a little group of kids. Okay. And then like every Sunday we used to start coming out here and playing pickup with the guys. Okay. There are best player. You know Wes McKennie? Wes McKennie? Oh yes, yeah. Wes McKennie. Yes, yeah. From Juventus. Yeah. Yes. He came for Chicharito. Chicharito, Hernandez. Yeah. Oh.
Bello tutti i ragazzi. E what? Mettete mi piace. Mettete mi piace. Oh! Yeah. Good. Ok ragazzi, siamo per rientrare in campo. Speriamo bene stavolta. Dai, ci siamo. Dobbiamo battere questi americani, dai. Questa la vinciamo, cazzo. Dai, dai, forza ragazzi. Hours later. Vittoriosi! Esseba! Siamo i campioni! Con la cattiveria! Okay. Così si vanno a prendere partite! Ok, ok, ok! Adesso abbiamo capito come funziona il gioco! Bravi, bravi tutti ragazzi. Vai, vai. Good game, non si vede più niente. Già. Andiamo alla luce, andiamo alla luce. Sangue. Gli americani sono forti, ragazzi. Andiamo alla luce. Let's go. Ok ragazzi, termina qui questa bellissima esperienza qui in America. Questo street football americano qui a Venice Beach. Quello che abbiamo potuto capire è che lo street football americano è molto complesso, nel senso che ci abbiamo messo un po' a capire le dinamiche di gioco e come interpretare questo calcio, che è molto diverso da quello europeo, perché
è molto fisico, giocano molto strong, vanno sulle gambe e per di più difendono molto. Noi non sapevamo che in questo sport si poteva stare in porta, cioè noi eravamo abituati alle regole normali dove un minimo diciamo che non si può stare in porta. Qua a volte avevamo due portieri ed era difficilissimo fare gol. Però dai, questa esperienza è andata, è stata una bellissima esperienza qui a Venice Beach, abbiamo potuto giocare a calcio e confrontarci con dei americani, dei sudamericani, un po' di tutte le etnie. Ragazzi, mi raccomando, lasciate like per i prossimi video in giro per il mondo, andremo a provare il calcio francese, il calcio spagnolo, di tutto e di più. Quindi lasciate like, seguite tutti i ragazzuoli, link in descrizione e ci vediamo nel prossimo video, chissà dove. Bella ragazzi, let's go! Woo! Ciao.